Lowell nasce in Russia. Si tratta di alcune pagine di un blog specifico in cui gli adolescenti si iscrivono volontariamente attraverso un hashtag, no? Quindi c'è un codice che tu digiti su questo blog, vieni affiancato ad una persona che si chiama curatore, e questo curatore ti comincia a dare 50 regole, 50 passi da fare uno al giorno. Alla fine di questi 50 passi c'è il suicidio e il ragazzo si butta da un palazzo. Questi 50 passi che sono? Sono degli atti che hanno come obiettivo quello di svuotare l'individuo della propria interiorità. Praticamente deve tagliarsi il corpo, deve svegliarsi la notte, deve guardare immagini horror angoscianti, eccetera, fare attività notturne, isolarsi, via discorrendo, così che arriva al 50° giorno interiormente deprivato e quindi è più facile per lui accedere all'ultima fase del gioco, che è appunto il suicidio. Ma non si suicida e basta, no? Deve essere ripreso questo suicidio da un altro giocatore che poi sarà a sua volta quello che inizierà il gioco. Perché una volta iniziato questo gioco l'adolescente non può sottrarsi? Perché questo curatore, secondo quanto ne sappiamo, ricatta il giovane e gli dice: se tu non giochi più, io mostro alcune tue foto compromettenti, oppure io mi rivalgo sui tuoi genitori, sui tuoi familiari, i tuoi amici, e via discorrendo. Quindi l'adolescente impaurito non può più abbandonare il gioco. Perché si è ideato questo gioco? Da quanto ne sappiamo, cito testualmente, per ripulire la società russa dagli scarti biologici. Questo è quello che sappiamo. Quanto c'è di vero e quanto no? Allora, andiamo per ordine. Esiste questo blog in cui gli adolescenti russi si iscrivono e cominciano a giocare? Risposta: sì. Esiste un blog russo che parla di morte, che inneggia la morte, in cui gli adolescenti parlano, scrivono, ma attenzione, non vi è nessuna correlazione tra quel blog e Blue Whale, tra quel blog e suicidi, nessuna correlazione. E cioè quel blog esiste esattamente come esistono su Facebook nostro pagine dedicate alla morte, pagine dedicate a eventi traumatici ed angoscianti. Pensate un po' che troviamo anche blog che descrivono come si diventa una anoressica perfetta, quindi come si diventa anoressici senza farsi accorgere, senza, quindi si trova di tutto ovviamente. Ma è importante che non vi è ad oggi nessuna correlazione tra queste due. Non a caso il blog oggi ha sostituito il vecchio diario segreto, no? Se noi aprissimo un diario degli anni 80-90 degli adolescenti, troveremmo comunque sia frasi angoscianti, frasi di morte, ma nessuno leggendo quelle frasi lì avrebbe uno scompenso. Perché? Perché verrebbe contestualizzata quella frase lì. Oggi invece quel diario diventa blog e assume una forma inquietante. Primo punto. Secondo punto. Maggio 2016. Viene arrestato in Russia tale Filipp Budeikin, con l'accusa di essere istigatore di 16 suicidi giovanili. 2016. Maggio 2016, sì. Cosa dice questo Budeikin? Dice: ho approfittato di suicidi giovanili, tra di loro non connessi, legandoli insieme e costruendo una storia. Non a caso questo Budeikin non è stato processato. Non vi è nessun processo a carico di questo Budeikin. E allora cosa ha fatto questo Budeikin? Semplicemente l'ha detto chiaramente: ho preso dei suicidi reali e li ho uniti creando una storia sotto. E perché? Per ricevere soldi. Questo Budeikin sa perfettamente che lavorando su un blog io guadagno quante più persone vanno su quel blog lì. La pubblicità mi paga su quelle cose lì. E ovviamente più io metto argomenti scabrosi, più io invento storie, più gente andrà lì e più io guadagno. Questo è quello che è accaduto. Non solo, ma la motivazione, e cioè
per ripulire la Russia da scarti biologici non risulta da nessuna parte. Non c'è più questa cosa. Come se lui effettivamente non l'abbia mai detta. Questi sono i dati concreti che abbiamo sul Blue Wave. Arriviamo in Italia. A Livorno le Iene hanno fatto vedere questo servizio, no? E le Iene cosa hanno fatto? Hanno raccontato il Blue Whale e hanno fatto vedere delle scene di suicidi, secondo loro collegate al Blue Whale, ma successivamente hanno detto no, i video che abbiamo mostrato chiaramente in prima serata alle 10 di sera davanti a milioni di adolescenti hanno mostrato video di suicidi che però hanno detto non c'entra nulla col Blue Whale, sono suicidi accaduti tra l'altro in diversi posti del mondo, non c'entra niente neanche con la Russia. Però hanno detto i video dei suicidi sono finti, cioè sono veri ma non correlati al Blue Whale, mentre il Blue Whale esiste, questo hanno detto. A Livorno, l'unico caso italiano, cosa è accaduto? Che un ragazzo si butta da un palazzo, si suicida. Perché viene correlato al Blue Whale? Semplicemente perché un suo compagno, vedendo questo comportamento, abbina al Blue Whale, ma non vi è nessuna traccia né dei 50 passi, né di segni sul corpo precedenti, né, nulla. È stato collegato al Blue Wave solamente per un fattore, cioè il suicidio da un palazzo, stop. Risulta ancora più interessante notare come sia difficile, tra l'altro, non accorgersi in 50 giorni che un ragazzo ha delle problematiche. Un ragazzo che si taglia, che si isola, che fa attività notturne per 50 giorni e nessuno ci fa caso. Allora, detto questo, capiamo come il Blue Whale, anche dalle parole di colui che l'ha ideato, risulta effettivamente, praticamente, con i dati alla mano, poco attendibile. È molto probabile che sia una leggenda.